La stagione 2001 della 125 inizia a Suzuka e, come di consueto nelle classi minori in quegli anni, a vincere è un pilota giapponese. A vincere il GP sarà Azuma davanti a Hui e San. Si va a Welcome, Sudafrica, e a vincere sarà un altro pilota giapponese, Yuki Hui, che diventa leader del campionato. Dietro di lui finiranno Pozzali e Ueda. Torna in Europa e a Jerez il GP sarà pieno di colpi di scena perché Hui cade al 19° giro mentre era terzo, mentre per Pozzali è una grossa occasione, ma il sammarinese cade a 2 giri dalla fine e perde l'occasione di diventare il leader della classifica. A vincere il GP sarà un altro pilota giapponese, Masao. Masao Azuma, davanti a Cecchinello e Borsoi. Si passa al GP di Francia, Le Mans. I piloti giapponesi faticano, ovviamente Pozzali ne approfitta e vince il GP. Al Mugello, però, la situazione si ribalta un'altra volta e Ueda domina la gara davanti a Borsoi e Pozzali. Si va a Barcellona e a vincere il GP catalano sarà Cecchinello davanti a Tony Elias e Pozzali, mentre il leader del campionato, Gino Borsoi, finisce solo 18°. Ad Assen, però, succede un altro colpo di scena. Nel GP olandese l'asfalto è bagnato e a giocarsi il GP saranno Tony Elias e Vincent. Lo spagnolo vincerà il GP mentre Pozzali cade a 5 giri dalla fine, mentre era solo sesto. Il gap di punti diminuisce, Pozzali resta leader, ma a dividerlo da Borsoi sono solo 3 punti e da Elias 11. A Donington Pozzali risponde finendo terzo, ma non basta per battere Elias, che finisce secondo. La situazione rimane la stessa anche in Germania, ma a Brno lo spagnolo reagisce vincendo il GP, mentre Pozzali cade di nuovo. Grazie alla vittoria, Elias conquista la leadership, ma Pozzali risponde vincendo il GP di Estoril e a Valencia. La situazione si ribalta per l'ennesima volta. A dividere i due piloti saranno solo 8 punti, con 4 gare ancora disponibili. A Mutegi succede l'impensabile, Elias cade dopo 4 giri. A tornare a vincere sarà Hui davanti a Pozzali e Pedrosa, che salì per la seconda volta consecutiva sul podio. A Phillip Island Hui vince ancora, mentre Pozzali finisce secondo e Elias terzo. Si passa a Sepang e qui Hui domina ancora una volta il GP, mentre Pozzali non rischia e finisce secondo, mentre Elias solo sesto. Per 2 punti, Hui, che era secondo in campionato con 3 punti di vantaggio su Elias, tiene aperto il campionato, ma battere Pozzali sarà quasi impossibile. Il mondiale si conclude come da pronostico. Hui vince la gara ed Elias finisce quarto, ma per Pozzali basta la quinta posizione per vincere il mondiale. Pozzali sarà il primo e unico campione del mondo sammarinese.